Buongiorno, oggi è lunedì 17 novembre, questa è la rassegna stampa di Video 33, cielo variabilmente nuvoloso sull'intero territorio Alto Tesino, con l'aiuto della regia un'immagine più che eloquente di quello che ci attende per la giornata di oggi, la tendenza è quella ad un peggioramento, questa è la situazione in Valpusteria, l'immagine ci arriva da Plan de Crones, vedete la vista sulla conca del capoluogo pusterese, nebbie nel fondovalle, ma nuvole anche all'orizzonte, è previsto il ritorno delle piogge. E sempre con l'aiuto della regia andiamo a dare un'occhiata ad alcune notizie delle ultime ore, i cui dettagli li troviamo sul nostro sito di informazione goinfo.it. Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri in Val Venosta, nella zona di Plaus, addirittura tre le automobili coinvolte, quattro le persone ferite nello scontro tra i tre automezzi. Notevole, vedete, lo spiegamento di uomini e mezzi da parte dei vigili del fuoco. Fortunatamente per le persone coinvolte, solo ferite di media entità. E sempre su goinfo.it troviamo i dettagli di un altro incidente avvenuto ieri a Bolzano Nord sulla rampa di accesso dell'autostrada. Vedete una Fiat Panda guidata da un pensionato bolzanino si è rovesciata percorrendo proprio la rampa d'accesso, è intervenuto addirittura l'elicottero del 118 per portare soccorso a questa persona trasportata all'ospedale di Bolzano. Autostrada bloccata in questo tratto per alcuni minuti. Vi ricordo che abbiamo Mohamed Al-Masmoudi in regia, allora diamo un'occhiata col suo aiuto alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola l'Alto Adige, l'agonia degli ambulanti, i problemi del commercio quindi in primo piano, Bolzano, il flop della Fiera di San Martino in Corso Libertà pone numerosi punti interrogativi sul futuro di questo settore. La cronaca a cura del quotidiano Dolomita ci si occupa del sostegno alle persone diversamente abili, sostegno attraverso l'inserimento lavorativo, una serie di interventi anche per quanto riguarda le loro posizioni previdenziali. Mai così tanta pioggia sul territorio altoatesino negli ultimi anni, un 2014 che va in archivio come l'anno più piovoso registrato negli archivi. Sempre per la cronaca, passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, le opere per l'Italia che frana. Bassanini della Cassa Depositi e Prestiti dice: noi siamo pronti a dare i soldi, ma l'Unione Europea garantisca flessibilità. Ci si occupa ovviamente del maltempo che ha flagellato e continua a flagellare soprattutto il nord Italia. I progetti inviati all'Europa contro il dissesto idrogeologico, nuovo allarme pioggia intanto per queste ore. Sappiamo, continua la tragedia che porta la firma dell'ISIS, decapitato a 26 anni, un nuovo video shock, americano ucciso, si era convertito all'ostaggio, è stato decapitato dall'ISIS, ex militare e poi operatore umanitario. I tifosi croati rovinano la sfida di Milano, notizia decisamente più leggera, lancio di petardi, partita sospesa due volte, scontri, cariche della polizia, alla fine gli azzurri portano a casa un pareggio. E poi per quanto riguarda la politica nazionale in relazione a quella internazionale, il premier Renzi vede Juncker, riparte il dialogo dopo la lite sul rigore, al vertice dei grandi in Australia, l'impegno per la crescita. Troviamo come ogni lunedì in edicola il Corriere Economia con una serie di consigli da parte degli esperti per chi vuole rischiare, ecco i dividendi che battono i BTP, le luci e le ombre di questa forma di investimento. L'impossibile impresa di semplificare l'Italia. Il caso sulla Gazzetta Ufficiale si pubblica una norma che si modifica poche pagine dopo la burocrazia, rimane uno degli scogli da superare. E sul Sole 24 Ore di oggi troviamo una notizia in apertura che interessa da vicino anche la nostra provincia. Ci si occupa di microcriminalità, l'escalation di furti e borseggi, colpi in casa e per strada aumentano anche dopo l'anno nero del 2012 e non ci sono buone notizie per la provincia di Bolzano. Se pensiamo che la media dei reati denunciati è in aumento del 2,6% a livello nazionale, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, l'incremento è addirittura del 6,4%. Se andiamo poi nello specifico con i furti in casa, fortunatamente c'è una flessione sensibile, un calo del 5,6% rispetto al 2012, ma purtroppo non ci sono buone notizie per i borseggi, dove l'aumento addirittura per l'Alto Adige è del 258%, aumento addirittura del 25% per quanto riguarda le rapine e un incremento
anche del 40% per quanto riguarda le truffe e le frodi, un aumento, come detto, riferito all'anno precedente, cioè al 2012. Lasciamo allora la cronaca a cura del Sole 24 Ore, torniamo alla cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, come nostra abitudine una rapida occhiata ai dettagli delle notizie che troviamo in prima pagina, poi andremo all'interno, ci si occupa, come detto, dei problemi del commercio, ci si occupa in apertura anche dei dettagli, dei particolari svelati dalle forze dell'ordine riguardo la banda specializzata nei furti sulle automobili, ecco come i ladri ripulivano le auto in 5 minuti. E poi parla uno degli operatori che ha curato, assistito Mattia Fiori per ben 7 anni al centro Lungo Degenti di Bolzano. Questo ragazzo dice era giusto non staccare quella spina. I problemi del maltempo che interessano anche la provincia di Bolzano, momenti di paura ieri in Val Gardena per una frana che ha sfiorato un hotel, strada chiusa per ore e lo smottamento ha interessato la strada tra Selva e Plan de Gralba, ovviamente causata dalle forti piogge. È tutto di legno, l'orologio ecologico realizzato all'Aives, vedremo tra poco i dettagli. E poi a Merano non ci sono buone notizie, nuove povertà in crescita, gli aiuti alimentari sono adesso destinati a ben 1.300 persone. Li rapinano soldi e cellulari, brutta avventura a Bressanone per un ragazzo di 17 anni fuori da una discoteca della città vescovile. E come è un lunedì, troveremo anche nella cronaca in lingua tedesca ampia la pagina dedicata allo sport. Buone notizie per l'Alto Adige Calcio, il nuovo allenatore Sormani conduce alla vittoria, alla squadra 2-0 in casa contro il Lumezzane. Coppa del Mondo di sci, Thaler e De Ville tengono in piedi l'Ilta Sci di Slalom, quinto posto per l'Alto Atesino, 13° posto per il Portacolori Trentino. E poi purtroppo una sconfitta per l'hockey su ghiaccio con il Bolzano che è partito in vantaggio e poi purtroppo ha perso 3-2. Allora andiamo a vedere il dettaglio di alcune notizie a cura del quotidiano Alto Adige. Abbiamo visto in apertura ci si occupa dell'agonia degli ambulanti, un mestiere che muore al mercato. Ieri erano davvero poche le persone che si fermavano a comprare alle bancarelle della Fiera di San Martino. I venditori dicono la gente c'è, ma è qui soprattutto per farsi una passeggiata, nessuno spende i soldi, gli italiani non spendono, dicono i pubblici esercenti, nessun acquisto, una volta era diverso, colpa anche dei venditori, dicono alcuni clienti, e poi ci si mette pure la rete e gli acquisti ormai vengono fatti sempre più spesso su internet. Abbiamo visto poco fa il problema del maltempo, maltempo che causa disagi in tutta la provincia di Bolzano. Il più evidente è in Val Gardena, è accaduto ieri in Val Gardena, è caduta sabato sera la frana nel tratto tra Selva e Plan de Grabba, lo smottamento del costone causato dalle forti piogge. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo alla cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. Abbiamo visto poco fa, in apertura ci si occupa degli interventi a sostegno dei diversamente abili o persone comunque con difficoltà, un sostegno più che lodevole, una notevole somma di denaro per l'inserimento lavorativo. Come detto, il bilancio del brutto tempo spalmato su tutto l'anno, ci si occupa anche del risparmio in termini di riforma sanitaria e le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale a San Leonardo in Passiria. Andiamo a vedere il dettaglio allora, i progetti e gli scopi, gli obiettivi da raggiungere in tema di integrazione delle persone diversamente abili. Sempre con la cronaca voto più che eloquente per raccontare quello che è accaduto quest'anno in provincia di Bolzano. Addirittura da 158 anni non si registrava un anno così piovoso sul territorio altoatesino. Il bilancio dei Verdi, attività politica in primo piano, sono stati elencati i risultati raggiunti, ma anche gli obiettivi da conseguire. Ancora con la cronaca, 25 anni delle iniziative e dei progetti contro la violenza alle donne. Soprattutto le case, gli alloggi protetti presenti in provincia di Bolzano, strutture fondamentali. Ancora con il tema del commercio riguardo il futuro del centro commerciale di Via Galilei a Bolzano. Sappiamo meglio
Media World. E ancora con la cronaca, anche il quotidiano Dolomiten svela i particolari e i dettagli della banda specializzata nei furti sulle automobili. A pagina 14 il quotidiano Dolomiten ci racconta quella che è stata la frana in Val Gardena. Sappiamo, nella tarda serata di sabato, fortunatamente solo danni materiali. E sempre per la cronaca, sappiamo, rinnovo del consiglio comunale a San Leonardo in Passiria, aveva votato alla chiusura dei seggi ieri sera il 74,2% degli aventi diritto. Diamo un'occhiata allo sport con le buone notizie per il Südtirol, che ieri ha vinto 2-0 contro il Lumezzane, grazie anche alla squadra messa in campo dal nuovo mister Sormani. E sempre per la cronaca sportiva, le buone notizie per l'Italsci con i portacolori regionali. Abbiamo visto Patrick Thaler che si è piazzato al quinto posto e De Ville che è riuscito a risalire all'intera classifica fino ad arrivare alla 13ª posizione. Purtroppo, come detto, non ci sono buone notizie con l'hockey su ghiaccio, perché il Bolzano nella serie Ebel ha perso contro il Dornbirn 3-2 sul ghiaccio fuori casa. È tutto, io vi ricordo come ogni lunedì l'appuntamento dedicato agli avvenimenti sportivi del fine settimana, torna infatti Alto Adige Sport condotto da Mauro Keller, un focus su quello che è accaduto negli ultimi giorni a livello provinciale e non solo. L'appuntamento è oggi su Video 33 alle ore 20, si va in replica alle ore 22 e alle ore 23. Qualche istante di pausa e poi il meteo. Benvenuti da Überbacher, abilità manuale, materie prime di qualità e i migliori ingredienti locali nelle sue 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. L'azienda familiare di Lyon offre ai suoi clienti il miglior pane fresco, mezzelune e canederli fatte in casa, una vasta scelta di torte fatte in casa anche personalizzate con foto, meravigliose prelibatezze e le più dolci fantasie. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Arrosto al rosmarino Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Buongiorno Maximilian. Mirko Quinz, hier an der Aufruf. Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì su Video 33. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom ogni giovedì alle 20 su Video 33. Andiamo a vedere un'immagine come seconda webcam che ci porta a capire, vedremo tra qualche istante, qual è la situazione questa mattina intorno alle 6:10 nella città del Passirio, e cioè Merano, un'immagine più colloquente per capire anche in questo caso quello che ci attende in questa zona della provincia. Vedete nuvole, nebbie nel fondovalle, ma nuvole minacciose anche all'orizzonte. E allora, grazie alla collaborazione con gli esperti dell'Ufficio Meteo della provincia di Bolzano, vi proponiamo l'immagine del satellite. Vedete, immagine che testimonia la presenza ancora di nuvole nel nord Italia, quindi sul nostro territorio.
Andiamo con la grafica, per capire quello che ci attende nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni. Come annunciato anche in apertura della nostra rassegna stampa, non ci sono buone notizie: aumento della nuvolosità, ritorno delle piogge, temperature massime in flessione, temperature massime che nelle ore più calde nei capoluogo e a Merano non dovrebbero superare i 10-11 gradi. Attenzione, temperature ancora in flessione, anche i valori minimi per quanto riguarda la zona di Vipiteno, la zona di Bressanone e la zona di Brunico, identica situazione in Val Venosta, limite delle nevicate intorno ai 1500 metri di quota, nevicate diffuse e intense a iniziare dal pomeriggio e dalla serata. Io vi ricordo che gli aggiornamenti di queste previsioni sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Media Tech Online. Vi ricordo alle ore 13 e alle ore 19 le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. Ariete, la settimana non poteva cominciare meglio, positivo e produttivo come non mai. Il lavoro c'è, l'amore anche. What else? Toro, c'è qualcosa che ti ingrigisce, forse pensi che al lavoro qualcuno stia per tirarti un colpo basso e non sai cosa fare. Intanto, preparati a rispondere. Gemelli, giornata splendida. Forse arriverà una notizia che ti renderà felice, ma ti lascerà anche qualche dubbio di gestione e fattibilità. Cancro, il partner chiede amore, passione, attenzione, ma tu fai finta di non sentire, o meglio, sei preso da altro. Al lavoro è un periodo intenso e pieno di opportunità da cogliere. Leone, incontrerai qualcuno per cui hai fatto un lavoro eccezionale e capirai che non solo non ne ha colto il valore, ma neanche è in grado di apprezzare il ritorno economico che ne ha avuto e che nega. Vergine, oggi forse dovrai risolvere alcune questioni in famiglia, con il partner o con un caro amico. Forse alcuni comportamenti non sono stati proprio limpidi. Bilancia, oggi hai bisogno di amici e così sarà tutto un chiamare, organizzare, pianificare una bella serata in compagnia. Gli affetti sono sempre per te il centro di tutto. Scorpione, oggi avrai tempo per dare a tutto la giusta priorità, ma anche per riflettere, pensare, ponderare e fare scelte che rimandi da un po'. Sagittario, sei innamorato, hai riscoperto una particolare intesa con il partner. Se sei single, oggi potresti anche cominciare a sentire i violini. Capricorno, oggi potresti essere gentile con qualcuno, tipo nel parcheggio per le auto, un perfetto sconosciuto, e tac, ritrovartelo seduto in sala riunioni per un progetto davvero importante per il tuo lavoro. Acquario, se vivi con lo stesso partner da anni, oggi lo guarderai con occhi languidi. Se frequenti qualcuno da poco, oggi scoccherà forse la scintilla definitiva. Pesci, ti sveglierai pensieroso, del resto ogni cosa per te è motivo di lunghe riflessioni. Qualche piccolo screzio in famiglia non ti fa star sereno. Thank you.